Altra fumata grigia tra Teramo e Marco Sansovini. Sarà una lunga cavalcata tra telefonate e incontri per limare la distanza che ancora rimane, anche se è difficile stabilire di quale entità sia. Il giocatore ha dato però massima disponibilità al trasferimento e da valutare ci sono ancora degli aspetti legati al suo futuro a Pescara e nel Pescara. Risolti quelli, ci sarà anche il via libera all'operazione. Ma il Teramo non vorrebbe nemmeno aspettare all'infinito, perché c'è un ritiro che inizia mercoledì e una rosa ancora da completare con gli ultimi tasselli. Sarà dunque una lunga maratona che potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro. Previsti altri contatti nella serata di oggi e nelle prime ore di domani per approfondire quanto ancora ci sia da animare. Sansovini però si è detto pronto a sposare il progetto biancorosso e a farlo già da subito, e questo pone la società biancorossa in una posizione di sola attesa. Sta alla finestra per valutare gli sviluppi, almeno fino a martedì sera. Intanto chi non farà parte del progetto è Alessandro Tonti, che nel pomeriggio di oggi ha risolto ufficialmente il contratto. Il portiere romagnolo lascia dopo due stagioni, nelle quali il suo rendimento ha ricalcato tutto sommato quello della squadra. Super e imperforabile il primo anno, con qualche piccola amnesia il secondo, ma dimostrando sempre di meritare il posto da titolare. A sostituirlo ci sarà Francesco Rossi dell'Atalanta, rosa che partirà mercoledì mattina, e saranno presenti con tutta probabilità anche Karkalis e Orlando. Resta da capire se anche Sansovini farà subito parte della truppa.